Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Antonello, che mi chiede di parlare di un film del 1948, Pazzia, ristampato e riuscito nei cinema nel 1959 con All'alba non sarete vivi, Pazzia. Un'altra volta, dopo lo scarso successo della sua uscita, fu ristampato appunto 10 anni dopo, rieditato, riportato a giro con un altro titolo. E qui, insomma, si tratta di un film di Ruffo Matè, un noir particolare, adesso magari rivisto adesso un pochino troppo pedagogico sul fatto, insomma, della psicanalisi e tutto il resto, che all'epoca era una cosa molto innovativa e che adesso sembra un pochino datata in quel senso. Però il film è un bianco e nero fantastico della storia di questo criminale Al Quarker, che scappa ammazzando il direttore della prigione dove era, che teneva in ostaggio, insieme alla sua banda scappa, entra dentro una casa e prende in ostaggio questo gruppo di persone. Entra nella casa di questo dottore interpretato da Lee J. Cobb, il nostro Al Walker interpretato da un grande William Holden, che praticamente insieme ai agli altre persone che sono state invitate quella sera a cena dal nostro e appunto padrone di casa, si trovano costrette ad essere ostaggi di questo Walker e della sua banda. Solo che Walker non sa che durante la notte in realtà il nostro analista lo porterà sempre di più a tirar fuori i suoi tormenti della sua vita, i suoi traumi, per poterlo portare ad essere una persona migliore. La trama del film è tutta qui. Poi abbiamo, come ho detto, un William Holden fantastico, appunto un Lee J. Cobb splendido, ma anche le donne del film, Nina Fock e Lois Maxwell, sono veramente bellissime e bravissime. Poi il bianco e nero, come ho detto, è stupendo. Di un Joseph Walker veramente sugli scudi, il montaggio è buono, di Viola Lawrence, così come le musiche di George Donning, quasi un Kammerspiel, un film praticamente quasi tutto dentro una casa, è dialogatissimo, la sceneggiatura di Soul e World è discreta, ripeto, un po' annacquata col dal tempo, però il film, insomma, non è un capolavoro, ma sicuramente è un cult, un film particolare che ho visto un paio di volte, è uno di quei classici film, insomma, dove la recitazione, i dialoghi e la regia stanno abbastanza bene insieme e che, ripeto, risulta essere veramente cult in un certo senso, per come dispone, per quello che dice, per come lo dice, in un certo senso per l'epoca 1948 era veramente avanti. Certo, è un film che però gli manca qualcosa a questo noir, un noir particolare, ripeto, un noir drammatico con spunti veramente interessanti a livello di personaggi e tutto il resto di regia, ma però sembra che gli manchi qualcosa, gli manca secondo me un po' di ritmo, un po' di voglia di stupire lo spettatore, che all'epoca magari veniva stupito, ma che questo film adesso stupisce veramente poco in quel senso. Nonostante però ripeta, l'idea appunto di questa psicanalisi a questo mega criminale è veramente notevole come diciamo soggetto, che è di James Warwick, ma per il resto però ripeto, è un film che a me diverte, mi ricordo che mi piaceva molto, non sono riuscito a rivederlo per questa recensione perché non ce l'ho, non sono riuscito a trovarlo, ma me lo ricordo molto bene perché da ragazzino lo passavano spesso e infatti io me lo ricordavo come All'alba non sarete vivi, ed è un film che in un certo senso ricorda i noir alle ore disperate di quel tipo, ma credo che ci inserisse appunto, come ho detto, questa cosa della psicanalisi che rende il tutto abbastanza originale per l'epoca e ora abbastanza appesantito. Resta il fatto che comunque questi noir sono sempre gradevoli da guardare, sono sempre interessanti perché comunque hanno sempre una visione diversa, insomma, del cinema. All'epoca c'era una fantasia in questo enorme, specialmente nelle produzioni così degli anni 40 nei noir, che avevano un grandissimo seguito, e insomma il film porta a casa il risultato, come ho detto, grazie a una regia di mestiere qui ben fatta, una sceneggiatura comunque gradevole nonostante datata e soprattutto a una serie di quadri dotati di una fotografia enorme e di una recitazione veramente quella di altissima scuola. Quindi che cosa vi posso dire di più? È questo All'alba sarete ancora vivi, Pazzia del 1948, rifatto uscire dal cinema nel 1959, è insomma non è sicuramente uno dei film migliori di Ruffo Matè, è un cult per molti ed è un film, insomma, che se uno si può fare un minimo di cultura anche sull'idea della psicanalisi che cos'era quasi 100 anni fa, questo film, insomma, gli può dare una bella idea. Il link lo metto qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio. Qui sotto c'è il pulsante del super grazie se volete tornare direttamente su YouTube. E poi, insomma, Pazzia, questo film del 1948, sicuramente non è un film eccezionale, sicuramente non è un film da possedere a tutti i costi, ma un'occhiata, secondo me, se la merita, sempre che riusciate a trovarlo e sempre che esista qualcosa, se c'è il DVD, ripeto, lo metto qua sotto.